Konnichiwa shimasu. Buongiorno e bentornati alla serie di video dedicata ai Ken Suguri Nanaon. Oggi affronteremo il Rokuno Suguri, ovvero il sesto Suguri. Prima di affrontare il Suguri di per sé, andremo ad affrontare lo studio dello Tsuki, presente all'interno del sesto e settimo Suguri. Normalmente nei Suguri andiamo ad affrontare lo Tsuki dopo un Uchi, fendente, ok? Da qui la cosa importante è, nel mentre stiamo affondando, defilarci in modo da essere meno in pericolo, quindi non possiamo andare ad affondare in questo modo, ma dobbiamo appunto defilare il nostro corpo. In questo movimento abbiamo due cose da fare: portare indietro l'anca, ok, e nello stesso momento in cui stiamo avanzando caricare verso di noi la spada, in modo da poterla scaricare in avanti quando avanziamo. Questo movimento deve essere un movimento elastico, quindi le braccia non devono rimanere sempre tese in avanti, ma devo avanzare, ruotare l'anca e scaricare. La cosa importante è che il mio braccio sia allineato con il bokken, quindi non deve essere al centro del mio corpo, non devo creare neanche angoli di questo tipo, ma deve svilupparsi come se fosse un jo. La punta, il kisaki, è leggermente rivolto verso l'alto. La cosa importante quindi è dare energia al colpo e non tenere la spada come se fosse morta e avanzare in questo modo. Ma l'idea deve essere proprio quella di un affondo. Per questioni di spazio andremo a ridurre i movimenti inerenti allo studio del Rokuno Suguri. In linea didattica bisognerebbe seguire la stessa linea adoperata per il quarto Suguri, lo Yonno Suguri, ovvero 4 avanzamenti, 2 arretramenti e un avanzamento. In questo caso farò 2, 2 e 1. La partenza è come nel Nino Suguri, quindi facciamo un passo all'indietro e ci portiamo in questa posizione Jodanno Kamae. Da qui ich, up, e affondo. Ni. Questo è tutto per il Rokuno Suguri. Spero il video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto mettete un like e seguite la pagina Aikido Origin. Domo arigato gozaimashita.